Savignana il pronto soccorso per tartarughe marine. Caldo torrido e ondate di calore, città italiana a rischio. Mobilità, Milano nella top 10 delle migliori città al mondo. Ami e lenze nello stomaco, impatti con imbarcazioni, ma soprattutto tanta, troppa plastica ingerita dalle tartarughe marine che la scambiano per meduse o pesci, insomma, per cibo, e la ingeriscono. Succede anche in un'area marina protetta come quella delle isole Egadi. Qui le tartarughe marine in difficoltà vengono curate nel centro di primo soccorso di Favignana, aperto nel 2015. Nella maggior parte delle tartarughe che sono arrivate al centro sinora abbiamo riscontrato problemi dovuti al galleggiamento, dovuti all'ingestione della plastica. In quanto una volta che le tartarughe purtroppo mangiano plastica, hanno problemi ad andare a fondo, non riescono pertanto a nutrirsi e quindi arrivano, vengono recuperate, trovate spiaggiate o comunque avvicinate da diportisti che vedono che non riescono ad andare a fondo e quindi sanno che vanno recuperate per essere poi portate al centro e curate. Due le strutture del centro gestito direttamente dall'area marina protetta Isole Egadi, l'ambulatorio con sala operatoria e quattro vasche e lo stabulario dove dopo le cure vengono trasferite le tartarughe in preliberazione, quelle insomma pronte a tornare in mare. A portare le tartarughe nel centro sono soprattutto i diportisti. Ma cosa si deve fare se si è vista una tartaruga marina in difficoltà? Se dovesse capitare di trovare una tartaruga in difficoltà, quindi o spiaggiata o che evidentemente non riesce ad andare a fondo, se è possibile si deve prendere e consegnare o alla capitaneria di porto o al centro di primo soccorso, o se non è possibile perché magari non si hanno gli strumenti, la possibilità di farlo, basta allertare la capitaneria di porto o il centro di primo soccorso per tartarughe marine, del quale abbiamo un numero dedicato che è attivo 24 ore su 24. Caldo torrido e bollino rosso nelle città italiane con temperature record e ondate di calore. Sono proprio le aree urbane ad essere più a rischio. Qui l'effetto combinato di asfalto, auto e sistemi di condizionamento può far aumentare la temperatura anche di 4-5 gradi. Tra il 2005 e il 2016, in 23 città italiane le ondate di calore hanno causato ben 23.880 morti. Nella top 10 delle città con i migliori sistemi di trasporto al mondo c'è anche Milano. Mobilità condivisa, servizi per i pendolari, efficienza e comodità dei trasporti pubblici. È così che il capoluogo lombardo entra in questa classifica internazionale. Per realizzarla, la multinazionale di consulenza strategica McKinsey ha analizzato 24 città di tutto il mondo. Partita da Sabaudia la campagna estiva del Ministero dell'Ambiente contro l'abbandono della plastica sulle spiagge. Toccherà numerose località turistiche e balneari, da Miramare all'Isola d'Elba, da Santa Maria di Castellabate a Lido di Noto. La campagna estiva rientra nell'iniziativa lanciata dal ministro Sergio Costa, Io sono ambiente.